Perché se la vedete siamo a cavallo. Tanto Margi, tu ci sei? Sì. Allora, io ci sono, ciao Rosario. Ma vuoi entrare Scusami, anche? sto tentando di Vuoi entrare anche su entrare. Mi ero TeamViewer? un po' distratta perché stavo guardando le istruzioni sulla registrazione che hai fatto l'altra settimana. Comunque, Ah, ok, se vedi quella voglio. io sono. No, ho visto che Dimmi. se uno si mette piano piano qualcosa, riesce a prenderlo da quelle registrazioni. Ho visto che le registrazioni funzionano, anche se io le ho appena aperte, quindi non è che adesso io so qualcosa di Blender, non so niente. Sto Sì. cercando di mettere questo schermo perché mi ero distratta con la registrazione. Aspetta un Comunque, gli attimo. altri vedono la finestra di Blender, questa qua dove c'è un cono adesso. No, io non la vedo io, quindi come fanno a vederla loro? Sul mio schermo non lo Sì. vedono, sul live stream. Per Ascoltate, faccio un new, quindi questo. adesso dovrebbe esserci una finestra con una sfera. Ma tu su GoToWriter sei andato? Questo ti sto dicendo, non ci sono andata ancora perché mi sono distratta con la registrazione, quindi dammi il tempo di andarci. Aspetta un Sì. attimo, eh. Allora, devo andare prima sul sito Go, eccetera, eccetera, così. Quello che ho scritto, che sto continuando a dire in chat, gotinviewer.com, poi gli dai un'ID, una password e poi un nick, che sarebbe poi il tuo nome. Anzi, se vuoi, andate lì, in teoria dovreste vedere questo. Ok, l'ho messo proprio il default assoluto di Blender. Quindi se voi aprite, oltre alla finestra che vede quello che vedo io, vi aprite anche un Blender Boy, Blender 2.57, dovreste vedere appena entrati esattamente un cubo che se ne sta disteso su una specie di rete. Datemi conferma. Allora, finalmente sono riuscito ad arrivare qua. Adesso lead. Quindi adesso, visto che tutti voi comunque che siete, tanto siete quanti, tanto collegati sul TeamViewer siete solo in due. Quindi non so gli altri come riescono eventualmente a. 257. C'è la versione di Blender 257. E che è l'ultima che è uscita standard praticamente. Da 3-4 settimane. Non so adesso se voi avete già seguito tutto lo spiego che faccio di solito sul perché Blender 2.57 è particolarmente importante per Second Life, soprattutto fra un mesetto probabilmente. Faccio magari un riepilogo. Dunque, allora, in teoria entro 1-2 mesi dovrebbero diventare ufficiali le mesh su Second Life. Le mesh in pratica vogliono dire. Sì, poi non cantate troppo vittoria. Allora, l'unica cosa certa che si sa è che la Linden oggi ha detto che entro fine maggio dirà quando esattamente saranno messe le mesh. Quindi questo potrebbe voler dire che le mesh potrebbero esserci. Lei potrebbe Allora, dire che potrebbero esserci anche a gennaio del 2012. Magic, Però vai. almeno lo si saprà, cosa che fino adesso è sempre stato, diciamo, una cosa triste non sapere. Comunque, non è, allora, Blender è l'ideale per costruire, diciamo, mesh. Però noi abbiamo anche un sistema che avevo cominciato a insegnare anche la volta scorsa, che ci sono sentiti 2 settimane fa, che permetteva di usare Blender per costruire anche gli sculpti, no? Solo che gli sculpti sono un pochino più complicati. Salazar, mi Quindi, senti? se si. Salazar, Sì, mi ti senti? senta. Dico, adesso io ce l'ho lo schermo tuo davanti, quello là con la connessione col TeamViewer là. Senti, e volevo dire, c'è un sistema per ingrandire anche di più? Se tu vai sul canale live stream, no? Clicca sulla telecamera, vedi io come lo vedo. Allora, se tu vai su GoToWriter
TeamViewer, ti faccio anch'io, go.teamviewer.com, così vediamo esattamente cosa vedete. Allora, e poi gli do il... Ok, l'ID. Aspettate che così vi dico con esattezza. Dunque, sto mettendo l'ID e poi la password. No, password quant'è che era? 5568? No, la password aspetta, aspetta un attimo, mi pare che era 3988, esatto, 3988. 3988 3988 e poi metto il mio nome, diciamo Sal Connect, quindi mi connetto io, vediamo un po' cosa vedete voi esattamente. Ok, allora voi vedete praticamente in piccolo lo Dico, non c'è un sistema schermo. per ingrandirlo di più. Beh, puoi ingrandire tutto schermo quello che stai vedendo, nel senso Io che l'ho se tu puoi fare messo. F11. Se tu fai F11 dovrebbe ingrandirsi tutto, e poi comunque se tu stai registrando con qualcosa dovresti poter ridurlo solo sulle zone, quindi che interesse. Se vi scaricate il client, Carmen, permette anche di amplificare esattamente la zona che interessa. Dunque, show, puoi vedere. Perché questo è Comunque, se il tu vai modo sul più semplice canale di di vedere. live stream, sul canale di live stream, tu vedi io cosa ho adesso davanti e Sì, ma chiudi. Carmen, ma se tu con live stream dovresti poter vedere quali sono le linee che lui sta riprendendo, no? Quindi se tu le restringi proprio attorno a quella cosa che vedi, dovrebbe ingrandirsi automaticamente sul canale. Il Procaster ti permette di definire qual è l'area del video Ah che sì, stai registrando, questo io giusto? no, veramente non lo fa, Non questo ci sono delle luci. Non... lo fa Camtasia questo. No, ma anche screen, quello che usi tu lo fa. Il live stream? Non lo so, forse perché non lo conosco ancora Ci bene, sono delle barre rosse in fondo, a destra, in alto del tuo schermo, che prima non circostanze no. in fondo a destra in alto. No, ci Aspetta. dovrebbe. Allora, la live stream dovrebbe consentirti di vedere qual è la zona dello schermo che tu vuoi castare. Guarda, E poi puoi adesso trascinare con... E no, questa è una cosa che allora non dovrai poi forse impararlo. Adesso io non riesco a fare due lezioni hai insieme. ragione, hai ragione. Vabbè, dai, lo Al faremo una limite, prossima. visto... Facciamo così, visto che comunque stasera facciamo un riepilogo, perché siete tutti un po' nuovi, magari per la prossima volta poi impari, lo facciamo poi per vedere le cose nuove. Sì. E stasera riprendiamo, quindi tu ti puoi vedere ingrandendo quello schermo lì che tu vedi, per vederlo più grosso da te, basta che fai F11 e lo vedi un pochino più L'ho grosso. fatto F11. Boh. Sì, e poi puoi fare CTRL più e dovrebbe ingrandirsi. Se tu fai CTRL più del tastino numerico, dovrebbe ingrandirsi anche il contenuto. F11, ma comunque è strano. Poi c'è comunque anche un client di TeamViewer, ma adesso non ho neanche il tempo di stare a... Comunque più o meno riuscite a veducchiare un po' questa cosa, perché se io metto a schermo intero qualcosa si capisce. Non è certo peggio Sì, però di live stream. No, c'ho sempre una cosa nera qua davanti, non capisco, ma la cosa è nera sono io che sto... Ah, No, ecco, la lo cosa vedi? nera sono io che sto cercando di capire, perché la finestra, se io la copro, tu la vedi nera, la cosa che copro. Infatti, allora dipende da Adesso dove dovresti vederla, sono. però se tu mi dici quando è il momento in cui mi date l'ok, allora rimane pulita perché io riesco a fare la lezione. Adesso stavo solo cercando di replicare quello che state facendo. Ok, io solo che se metto a Allora schermo posso anche. andare? Sì, vai. Possiamo andare? Tutti... Allora aspetta, allora, vengo giù questa finestra nera, quindi voi vedete soltanto lo schema intero, ok? Allora siamo su...
Blender, vedete il mio mouse più o meno, magari lento, ma più o meno vedete, e vedete che ci sono delle freccine rosse, verdi e blu. Allora, le freccine sono le stesse cose che ci sono su Second Life, quindi voi potete prendere una freccina, cliccare col tasto sinistro e poi trascinare per spostare lungo la direzione X. Okay? Oppure prendete la freccina verde, la cliccate, la trascinate lungo la direzione Y. Oppure ancora cliccate sulla freccina blu e alzate e abbassate il cubo. Quindi questo cubo si comporta come se fosse un prim di Second Life. Ci sei, Carmen? Sì, fino a qui ho capito. Ok. Poi ci sono le solite trucchi che io insegno sempre. Come guscio, sto ripartendo a fare la stessa lezione di base, poi vediamo se riusciamo dopo della seconda parte della lezione, oppure magari la prossima volta andare un pochino avanti. Allora, Carmen, quando sai, allora, così puoi muoverti il tuo cubo, no? Sì. Però se tu intanto che muovi il mouse tieni premuto il tasto centrale o la rotellina, Questo l'ho fatto prima, mi è riuscito, visto che vedi che si spostavo. muove e fa l'orbiting, quello che si chiama l'orbiting, non so se lo vedete, no? Anche dal. Cioè, vedete che il cubo muovendo il mouse mi segue. Ok? Quindi questo è l'orbiting che è fatto con tasti leggermente diversi, ma è identico a quello che si fa con Second Life. Poi si può fare anche. Allora, però vedete, quando faccio l'orbiting sono io che vedo la scena da un punto di vista diverso. Se invece voglio che l'oggetto si muova, devo premere le frecce, no? Queste sono le frecce. Altrimenti, se io voglio che l'oggetto ruoti, devo andare qua sotto, vedete qui dove c'è la freccia, poi c'è un arco. Cliccando sull'arco, mi vengono dei simboli diversi che permettono di ruotare il cubo. So come si Quindi se io ruota. giro, è abbastanza vicino a Second Life, no? Lo ruoto come voglio, poi se ho sbaglio faccio CTRL Z e ritorno alla posizione originale. Anche CTRL Z è esattamente identica a Second Life. Se invece voglio cambiare la dimensione dell'oggetto, premo quest'ultimo modificatore, manipolatore lo chiama, questo qui dove c'è questa specie di linea con il quadratino, e a quel punto posso cambiare le dimensioni del cubo. Quindi posso farlo diventare un po' più largo, più lungo e volendo più basso, no? Quindi, ad esempio, così posso restringere e farlo diventare un piano. Quindi, cioè, queste operazioni elementari vi tornano, cioè il fatto che posso manipolare. Allora, le manipolazioni di base di Blender si chiamano appunto Move o Grab. Quindi genericamente si dice G per grab, che grab vuol dire afferra, no? Cioè per muovere. Quindi G grab afferra. Allora, se è fermo la cosa, possiamo fare così. O faccio il restart di nuovo, provate voi a rientrare. Prova tu a uscire e rientrare dal web per vedere se riparte, perché a volte TeamViewer c'è qualche problemino. Chi deve provare? Io? No, chi ha dei problemi? Io sto leggendo in chat che c'è DZIT che sta dicendo che lui vede fermo la videata. Tu invece la vedi muoversi la videata? No, sai cosa vedo? Vedo che all'improvviso diventa tutto bianco, poi si mette di nuovo a pezzettini, insomma, bene o male qualcosa comunque riesco a vedere. Sta cercando di fare quello che può, ti sta cercando di farti rinfrescare. Tieni conto che tu stai anche streamando, giusto? Faccio troppe cose E qua quindi, su questo quindi PC. il tuo PC è un pochino affaticato. Sì. Magari ecco, il discorso poi dello streaming potrebbe essere anche l'ideale che lo faccia io, ma se mi metto a streamare non riesco poi a spiegare. Ecco perché è interessante che ci sia una seconda persona. Ad esempio Rumegush riusciva a fare questa cosa qua. Allora, Amandina,
queste sono gli estremi di collegamento. Comunque, senti Salazar, io ho messo il tuo schermo di condivisione e a fianco ho messo anche la mia finestra lì, perché mentre tu fai, io vorrei pure, come dire, vorrei anche seguire piano piano le cose che mi dici tu, capito? Quindi ho rimpicciolito un po' le due finestre. Ma tanto quello che sto dicendo adesso è poi più o meno quello che hai segnato dentro quel video che ti ho passato prima, Sì, quindi sì. chi non riesce poi eventualmente a stare dietro adesso a queste cose può vedere il video che ho fatto, che ce l'ho su YouTube e poi magari vi passo il link. Allora, per la gente che l'ha già visto la settimana scorsa, per Rumegush magari è anche una cosa un po', non dico noiosa, ma insomma sono ovviamente i primi passi. Comunque la prima cosa che io ho fatto vedere sono i manipolatori. Dice, tu riesci a vedere adesso? Quindi tornando a... Allora, vedi i manipolatori che sono espressi qua da queste... Se vedete il mio mouse, vedete che gira sui vari manipolatori dove c'è la freccia, quando io premo sulla freccia vengono le frecce, oppure degli archi e vengono degli archi, oppure dei manipolatori di size, di dimensioni, che sono questi. Queste maniglie rosse e verdi. Quindi, se in funzione del manipolatore che sto usando, posso alterare il mio oggetto. Allora, queste qua sono le basi, sto dicendo prima, quindi si possono, invece che usare i manipolatori, si possono anche usare con la tastiera. Infatti, chi usa Blender non usa i manipolatori, ma muove gli oggetti con la tastiera. Come fa a muovere gli oggetti con la tastiera? Allora, innanzitutto spesso e volentieri tolgono proprio il manipolatore e quindi cliccano qua su questo, dove vedete dove ci sono i tre colori, cliccandoli sparisce il manipolatore. Avendo selezionato il piano, loro fanno G per spostare il piano, quindi spostando G, poi muovendo il mouse il piano si sposta. Oppure posso fare R per ruotare il piano, oppure possono fare S per aumentare o diminuire le dimensioni del piano. Quindi queste, allora, ripetendo, allora, o si usano i manipolatori, quindi sono i tre manipolatori che abbiamo visto prima, oppure si usano i tastini G, R o S per poter muovere e dimensionare il nostro oggetto. Ok, allora una volta visto questo, tra l'altro ricordatevi bene queste sequenze, torniamo, allora faccio CTRL Z fino a tornare a più o meno l'oggetto, ecco il cubo originale. Vabbè, se poi proprio voglio tornare al cubo originale, posso fare anche CTRL N per ripartire da capo, anzi facciamo più che CTRL N, facciamo load factory settings, che è il menu di file, load factory settings, torna proprio a Blender base e vedete che c'è il mio cubone. Ora, quando si progetta, è importante, e tra l'altro in Second Life, come sapete, Second Life è un luogo dove si può costruire, ma la costruzione in Second Life non è proprio professionale. Invece in Blender siamo di fronte a uno strumento professionale. Allora, perché sia professionale, si può dire in Blender esattamente di vedere l'oggetto attraverso una dimensione specifica, cioè vederlo di fronte, dall'alto o di lato, no? Cioè un po' come, non so quanti di voi abbiano visto, studiato da piccoli, cioè io quando ero piccolo mi ricordo che c'era il disegno tecnico a scuola dove ci La spiegavano a fare prospettiva. proprio il progetto. La prospettiva, ecco, diciamo che Blender è l'evoluzione moderna di quello che si faceva una volta con la matita, no? Allora, con la matita, le righe, c'è poi tutta una serie di apparecchi apposta per allineare, per disegnare i tratti. Quindi adesso, per allinearsi esattamente, quindi per vedere l'oggetto di fronte, si preme l'1 del tasterino numerico. Quindi se io premo 1 del tasterino numerico, vedete che io vedo solo più un quadrato, perché vedo l'oggetto visto di fronte. Quanti di voi hanno il tasterino numerico? Perché se avete il laptop,
app il tastierino numerico non ce l'avete. Dove sta questo? Dove si dovrebbe trovare questo tastierino numerico? Giù. Allora, il tastierino numerico è una cosa che tutti i desktop hanno, ma se avete un laptop, e io dico sempre che i laptop saranno la morte dei computer, perché è scomodissimo usare un laptop per fare progettazione 3D, però non è neanche impossibile. Allora, per riuscire a utilizzare un laptop per fare questo, occorre configurare l'emulazione del tastino numerico. E questo, rispondendo anche a Rumegush, tanto è arrivato Magic, se volete dirgli, anzi glielo dico io adesso, dunque lo scrivo in chat, Magic, la gente qui e anche Carmen Auretta sta guardando questa condivisione di schermo che sto facendo con TeamViewer. Praticamente andando su quel sito, poi specificando l'ID e poi la password. Allora, dicevo, come facciamo a emulare il tastierino numerico? Allora, per emularlo bisogna andare su File, bisogna configurare Blender. Allora, bisogna andare sulla configurazione di Blender e si ottiene con le User Preferences. Adesso io ve lo faccio vedere in inglese, non solo perché sono anglofilo, come sa bene Carmen, a me piace che le cose vadano in inglese, però il Blender 2.5 al momento è disponibile solo in inglese. Probabilmente entro qualche settimana dovrebbe apparire la traduzione in italiano. Meglio imparare le parole in inglese, perché poi incontriamo sempre quelle, allora tanto vale. Infatti, allora voi andate su File, anzi se avete Blender seguitemi, andate su File, cliccate su User Preferences e vedete che si apre un'intera finestra. Interfaccia. Allora, su questa finestra credo che andate sulla tab dove c'è scritto Input, che sarebbe la terza. Input. Sì. Aspetta, magari funziona. Faccio una cosa. Scusate che cancello la finestra mia, così riduco un po' di lag. Okay. Allora, vedete dove c'è scritto Input? Esatto. Vedete che ci sono un sacco di cose interessanti, fra cui c'è Emulate Numpad, che sarebbe sulla sinistra circa a metà strada, dove c'è scritto Emulate Numpad. Aspetta, perché io qua non trovo... Tu hai detto sulla sinistra? Allora, hai cliccato sulla tab dove c'è scritto Input. Sì. Poi sulla sinistra vedi che c'è scritto Presets. Poi sotto c'è Mouse, ci sono due cose. Poi c'è un drag, poi c'è un select, un left, double click, un speed e poi c'è finalmente un emulate numpad. Okay, allora, emulate numpad dice e fa esattamente quello che ci si aspetta. A chi non riesce a seguire, eventualmente provi a uscire e rientrare che magari si risistema la presentazione di TeamViewer. Se non si risistemasse, ditemelo e provo io a far ripartire. Quindi si deve cliccare su questo quadratino? Allora, se voi cliccate su quel quadratino, a quel punto voi potete fare lo stesso effetto che faccio io. Quindi, dato, dovete poi salvare come default, quindi save as default. Okay. A quel punto, le cose che io faccio col tastierino numerico, sì, input, Rumegush, ce l'ha trovato... Carmen, suppongo che anche tu dovresti trovarlo abbastanza facilmente. Guarda, se ci riesce una testa di capra come me. Senti. No, non è quello, è che tu è la prima volta che lo vedi, mentre invece Rumegush lo conosce abbastanza bene. Ma il numerico è quel tasto 1 che sta sotto? La tastiera numerica in una tastiera normale, che non è il laptop che c'hai tu, è un'estensione della tastiera che sta sulla destra dove ci sono solo i numeri. La per, sai quelle che usano i ragionieri, cioè quelli che fanno i numeri? Dove sono i numeri? Una tastiera, hai mai visto una tastiera normale di computer? Le tastiere normali, quelle che stanno sui tavoli?
Le tastiere normali, ma Carmen? perché quella che io tengo non è normale? Se tu hai un laptop non è normale, perché è una tastiera di un laptop. Allora, visto che il laptop è piccolo, hanno tagliato la parte di destra perché occupava troppo spazio, la parte di destra dove c'erano tutti i Ah, numeri. sì, e ce l'ho qua, c'ho la parte di destra che è tutta piena di numeri. Ma ce l'hai tu? Sì, ce l'ho sulla tastiera. Esatto. Ma verso il bordo destro della tastiera? E allora è importante che c'è anche il tastierino numerico. No, io non ho il Ma sono rari portatile. quello che ce Ho l'hanno. una tastiera di 10 euro. Ma che è agganciato al portatile però, non hai il No, tastiere del portatile. è tutto un blocco, c'è la tastiera con le lettere e con i soliti numeri sopra. Poi di qui al fianco a destra ho tutto un quadrato con tanti numeri, oltre alle frecce direzionali, ai tasti Allora vuol dire sopra. che tu hai il tastierino numerico e in qualche misura ce l'hai affiancato. Normalmente un portatile non ce l'ha. Ah, il portatile, Allora il ma io ho il percorso, room, computer che non è portatile. sì. Allora non è un portatile il tuo. No, il mio non è Allora, portatile. allora ce l'hai giusto, non devi cercare niente. Basta che tu vai su quella Infatti era tastiera quando questo io dico il dicevo, ma di quale numeretto. tasto parli? Perché Ma io pensavo perché tu mi dicevi che avevi un portatile di una solito volta che avevo un usavi perché. portatile, poi l'ho bruciato. Va bene, allora per gli altri, per Rumegus che mi chiede, vai su File e vai su User Preferences. Poi vai su User Preferences, vai su Input, Rumegus, e poi su Input navighi in quella tastiera, così come ha fatto Carmen prima, vedrai che sulla sinistra, verso metà basso, c'è scritto Emulate Numpad. Ma il mio video lo state vedendo oppure no? Perché qualcosina si dovrebbe Sì, riuscire a ma si vede capire. una. Se tu vai sul canale live stream, si vede una cosa nera davanti alla. Che ci fai vedere? Niente. Non so se mi. Guarda un po' con lo streaming. Perché lì almeno puoi Ok. vedere Allora, questa cosa. cosa qua. Buonasera Anastasia, questa cosa qua serve per chi ha un portatile, quelle con le tastiere tagliate, perché avendo il portatile con la tastiera tagliata, poi si serve il default, quello che adesso, quando io dico premo 3 del tastierino numerico, vedete che si gira il. Io adesso ho premuto 3 e vedete che la telecamera che prima stava a Ah, destra si è messa a vero. sinistra. Vero, Se vero. io premo 7 vedo dall'alto, e infatti vedendo dall'alto si vede anche la rete che costituisce la Ah, ah. base di appoggio del cubo. Sì. Quindi se fate anche voi la vostra prova sul vostro Blender dovreste vedere che si sta che premendo Sono 1, 3 e 7 7, 1, 3, 7. Io veramente sto cliccando un po' tutti i numeri per vedere le posizioni, ma No, comunque. aspetta, premi 1, 3, 7, poi gli altri ve li spiego un secondo, Allora, 1, 3, perché sono 7. leggermente diversi. Ok. Allora, a questo punto, se muovete la rotellina del mouse, potete avvicinarvi al vostro cubo. Perché la Si rotellina del mouse funziona come zoom. ingrandisce, sì, si ingrandisce, si Sì. ingrandisce. Potete anche spostare il cubo sul vostro viewer premendo il tasto centrale del mouse, la rotellina, e insieme premendo il shift, no? Facendo in questo modo potete spostare il mouse e vedete che si sposta il cubo. Mi date conferma che riuscite a premere shift e a spostare il cubo? A me si non l'ho fatto, mi dice si. Sì, dovete premere contemporaneamente il tasto centrale del mouse e il tastino Shift della vostra tastiera. Però So, a me non mi vuole funzionare. dovete aver selezionato la finestra, quindi dovete andare col mouse sulla finestra e premere il tastino destro in modo tale da selezionare la finestra. E poi quando è selezionata la finestra, premete
premete insieme tutti questi tasti che vi sto spiegando, quindi Shift più tasto centrale del mouse e poi trascinate il mouse. E dovreste vedere che si muove tutto. Carmen, dimmi che ci riesci. Sì, ecco. Però sai che cos'è? Stesso discorso di prima. Con l'iPad, che a me si sposta solo a destra e a sinistra. Se io voglio fare come fai tu, che lo fai un po' gironzolare, non me lo fa. No, perché tu stai spostando sulla freccia, tu devi cliccare fuori dalla freccia, perché se tu clicchi sulla freccia, lui capisce che tu vuoi fissare sulla direzione della freccia. Guarda, se tu guardi lo schermo ti rendi conto dove io clicco? Non posso guardare il tuo schermo. Dove stai cliccando? Sto cliccando. Con la punta del mouse io vado, con la freccina, vado al centro nel punto rosso, no? Poi, oltre a fare io shift non ce l'ho, c'ho CTRL. Ma non devi premere CTRL, devi premere shift. Lo shift è quello che usi per fare le maiuscole. Ah, ecco, sarà per... Tu non puoi non averlo il maiuscolo, perché lo shift, che vuol dire maiuscolo, ce lo devono avere tutte le tastiere, quindi è impossibile che tu non ce l'abbia. Ecco, aspetta. Se tu premi lo shift, vedrai che puoi muoverlo come vuoi. Sì, sì. Sì, come dice qualcuno, spesso in alcune tastiere c'è una freccina verso l'alto. Non sono riuscito a fare quello che facevi tu. No, è perché a me non c'è scritto proprio shift, hai capito? Allora non riuscivo a rendermi conto. Vabbè. Ma è... tastino maiuscolo, d'accordo? Ok. Quello che usate per fare le maiuscole. Allora, adesso vedete che spostando la sinistra a destra, l'oggetto si muove e lo vedo in prospettiva, no? Vedete che vedo anche il pezzo della superficie di sopra e di sotto. Cosa che se per caso state facendo un palazzo, una statua, eccetera, è molto carino da vedere, no? Però se state facendo una cosa in 3D, tipo un cubo, una costruzione proprio vista di lato, potrebbe darvi fastidio. Allora, per disabilitare l'effetto prospettico, c'è il tastino numerico 5. Il tastino numerico 5 alterna fra il sistema orto normale e il sistema prospettico. Se voi lo premete, vedete che in alto a sinistra compare top persp, nel mio caso, e se lo premete ancora il 5 diventa top orto. Se sono sulla vista, cioè, per essere sulla vista top, cioè la vista dall'alto dell'oggetto, devo aver premuto 7 del tastierino numerico, no? Cosa avete visto voi sopra in cima sul vostro schermo? Cosa c'è scritto? In cima del nostro schermo? Ah, sì. Io c'è scritto right, c'è scritto orto. Allora, sei right, quindi vuol dire che non sei dalla cima, tu sei dalla destra, cioè vista destra. Allora, per avere esattamente la mia vista, devi premere il tastino 7. Aspetta. Se premi 7 dovrebbe esserci scritto top. Mi è uscito top, sì. Allora, top vuol dire che stai guardando il tuo oggetto dall'alto. Dall'alto? Ah. Invece sì. Quell'altro? Dal basso? Era il 3, che lo stai vedendo dalla destra. Ah, l'altro era il 3 dalla destra. Ok. Sì. Allora, voi dovete vedere un po', infatti tutti i libri di Blender dicono, è un po' come dovreste vedere la vostra tastiera, come se fosse il tastino 1, 3, 7, no? Come fossero disposti lungo la sfera di visualizzazione, quindi l'1 vede davanti, il 3 vede da destra e il 7 vede dall'alto. No, c'è proprio un trucco mnemonico che insegnano. La parte sinistra... Ecco, allora, per vedere la parte sinistra bisogna premere CTRL della parte opposta. Quindi, ad esempio, per vedere la parte destra ho premuto 3. Per vedere la parte sinistra devo fare CTRL 3. Vedete che adesso da me c'è scritto LEFT ORTO. Quindi sto vedendo dalla sinistra, left in inglese vuol dire sinistra. Sì, sì, infatti almeno è uscito left orto. Se io premo CTRL 7, c'è scritto bottom orto. E se io premo CTRL...
Bottom che visuale è? Bottom vuol dire dal basso, lo sto vedendo dal basso, da sotto. Tanto per dire, per gli inglesi il bottom è anche il culo. O giù di lì, insomma. Ok? Poi, se invece scrivete CTRL 1, vedete il back è la schiena, quindi voi vedete 1 è front, CTRL 1 è il back, 3 è la destra, CTRL 3 è la sinistra. Va bene? Allora, adesso queste cose qua su un cubo normale non si capisce bene, ma se voi aveste di fronte una statua, capireste benissimo la differenza tra vedere la faccia di fronte o dal culo, o dal basso o da destra. Ah, possiamo prendere anche Susanne? Sì, dai, facciamo Susanne. Com'è che già che si fa mettere Susanne? Allora, cancelliamo. Quindi cancelliamo tutto, per cancellare facciamo delete col cance. Poi facciamo delete, no? E poi facciamo shift A. Shift A, che vuol dire aggiungi. Delete qua, dove c'è il tasto, qua. Cancio delete, secondo la tastiera. E poi ti chiede conferma. Ti chiede ok e tu devi dire delete dove c'è scritto, gli dici delete. Poi fai shift A e vedete che compare tutto un menu dove gli dice aggiungete una mesh. Oppure aggiungete dentro la... Shift A. Shift che è il maiuscolo, premi il maiuscolo insieme alla A, no? Ecco. E ti chiede un menu add. Sì, sì. Add sarebbe aggiungi. Esatto, c'è scritto mesh, le mesh sono l'oggetto principale di Blender, no? Quello di fare delle mesh. Poi vado a destra e seleziono Monkey. Monkey è il nome, anzi, Monkey vuol dire scimmia. Ok? Quindi cliccate su Monkey e viene compare una bellissima scimmia. E per vederla dovete andare da in cima, dal top. Quindi vedete questa qui, vi presento Susanne. Questa qui è Susanna. Aspetta un po', aspetta, devi andare più piano perché a me ci vuole l'impegnante di sostegno. Allora, scelta l'avevo fatta. E ho perso, fammi vedere che succede. Allora, all'improvviso Carmen, cancello tutto, faccio shift A. Vedi che viene fuori mesh. Poi io sposto il mouse sulla destra, ma c'è scritto plane. Aspetta, fammi trovare questo mesh. E all'inizio, dove c'è scritto add, subito sotto c'è scritto mesh. Non ti sto dicendo delle cose impossibili, sto dicendo delle cose... Anche. Ecco qua. E Monkey, ok? A questo punto per vedere la Monkey devi vederla dall'alto, perché se tu non la vedi dalla top... Io la vedo da left orto qua. Per vedere no, premi 7. Devo prendere... No, prendilo da 7, dall'alto, perché quando la Rezzi viene rezzata, evidentemente in questo momento, in modo tale che la testa punta sull'alto. Ok, allora io... Top orto. Almeno a me me lo fa così, magari a voi si vede con da un'altra parte, non lo so, dipende forse anche da come siete messi quando l'avete rezzata, forse anche. Comunque a un certo punto, premendo 1, 3, 7, dovreste vedervi la faccia di Susanna. Ma com'è questo? Ti piace Susanna? Ok, allora, per navigare seguito. Susanna, vedete che io mi muovo col tastino centrale del mouse e girando vedo questa specie di, non so come chiamarla, barbettina di Susanna, che poi la fa la bocca, le orecchiette, no? Si vedono bene, il cranio, eccetera, no? Allora, Dark Love, tu non riesci ad aggiungere Susanna. Dunque... Hai premuto, hai cancellato tutto, prima di tutto, Dark Love. Devi premere Shift e A insieme, cioè il tastino maiuscolo e la A, insieme come se scrivessi A maiuscola. Hai cancellato tutto. Dark Love, ci sei?
Allora, se non fai niente, forse non hai il cursore sulla finestra, quindi devi andare sulla finestra col mouse, cliccare col tasto destro e poi fare Shift A. Sei sicuro di avere Blender 2.5? No, ma Dark Love, sei sicuro di avere Blender quello che ho io? Vabbè, 256 è uguale. Se premi la barra spaziatrice, cosa succede? Lo spazio, la barra. Allora, se premi la barra spaziatrice, è anche un sistema. Aspetta, adesso cancelliamo. Se premete barra spaziatrice, vi viene un menu. Quello che vedete. Ma ti viene il menu che ho io? C'è questo qui dove c'è scritto Duplicate Window, eccetera, o ti viene un altro menu? No, ti viene un menu come quello che ho io adesso sul video? Dark Love? Sei riuscito a trovare Susanna? Sì, no. Ah, beh, vedi Susanna da me. Ti sto chiedendo, quando tu clicchi la barra spaziatrice ti viene un menu, ma cosa c'è scritto in quel tuo menu anche se non vedi quello che c'è da me? Voglio solo capire se è la stessa versione di Blender che ho io, perché ok, Duplicate Windows, è quello che dicevo prima. Allora, lì tu scrivi proprio M-O-N-K. Questo è un modo molto intelligente che ha anche Blender per trovare i comandi senza ricordarsi dove sono. Se tu scrivi M-O-N-K, vedi che ti dovrebbe comparire Add Monkey. Tu clicchi su Add Monkey e c'hai il tuo monkey anche tu. No, è di 2.5, questa è una funzionalità di 2.5, che è la barra spaziatrice, che permette di ricercare un comando in qualunque punto sia. Quindi, ad esempio, se vuoi qui premete barra spaziatrice e poi gli dite cercare sub surf, sub, vedi che c'è multires subdivide, insomma quello che è. Quindi proprio i comandi disponibili che hanno una certa stringa del nome. Questo può essere molto utile perché Blender può avere migliaia di comandi e non sempre si riesce a ricordarsi come arrivarci, no? Quindi ad esempio se voglio un monkey posso semplicemente fare tastino e poi premo monkey e lui mi fa vedere la monkey. Quindi a questo punto Rido, faccio la domanda, quanti di voi sono riusciti a avere Susanna sul loro schermo? Solo che io non mi ricordo più per far girare intorno, per vedere intorno qualità. Devi premere il tasto centrale del mouse e sposti il mouse e tu vedi che la vedi la mia Susanna che si sposta. Strano, prima lo facevo non mi veniva, adesso mi viene, vabbè, ok. Adesso vedo che lo fa. Poi sì. provate a fare un po' di... provate un po' a navigare attorno a sta Susanna, provate a vedere se riuscite a vederla di dietro. Sì, così imparate un po' a muovervi. Dietro, e adesso sto vedendo da retro. Provate a vederla dal basso, vi sto facendo vedere io. Io sto sempre usando la rotellina, no? Provate a vederlo dalla sinistra, anzi, dalla... Comunque, in qualche modo riuscite, prendete confidenza, riuscite a muoverla come volete, no? Sì. Ok? Poi premendo la rotellina riuscite ad avvicinarvi e allontanarvi e se non fosse centrata potete trascinarla con il shift maiuscolo in alto a destra, insomma. Ok, quindi adesso avete un po' di... Se poi volete soltanto muoverla, potete muoverla con le freccine, no? Quindi muovete con le freccine così, su, e la muovete con le freccine. E non so se qualcuno sta parlando, ho sentito qualche interruzione, ma non ho sentito... Sento qualcuno che parla, ma non so da dove arrivano. Vabbè. Allora,
adesso fatemi la cortesia, guardate questo, provate a premere 1. Vedete che la sto vedendo dal front, sì, no? Che la vedo dal basso. Esatto. Sì. Sì, dal basso, cioè io sto vedendo dal front di come è messa. Ecco, se volete che corrisponda, no? Cioè quello che sto vedendo corrisponda, dovreste ruotare la nostra Susanna in modo tale che sia allineata, no? Quindi come faccio? Abilito il manipolatore di rotazione, questo. La curva. Vedete in fondo dove c'è il mouse qua, dove sono le tre freccine, clicco sulla curva, mi compaiono le caratteristiche del tipo Second Life, clicco sul rosso e vedete che posso ruotare sta Susanna in modo tale da farla apparire dritta quando sono in front. Ok? A questo punto togliete magari il manipolatore se non vi dà fastidio, e poi a questo punto se voi promette. Aspetta, come lo togli? Facendo cliccando su dove ci sono il tricolore. Vedete che lì è la festa dell'Unità d'Italia. Sì, cliccando una volta compare e cliccandolo si toglie. Ho capito. Ok? A questo punto premendo 1 avete il front, che è quello giusto. Premendo 6 lo vedete effettivamente dall'alto, top. Premendo 3 lo vedete da destra. Premendo CTRL 3 lo vedete da sinistra. Premendo CTRL 1 lo vedete da dietro, dalla back orto, back è la schiena in inglese, vuol dire dietro. Premendo CTRL 7 la si vede dal basso. Quindi adesso vi è chiaro un po' il comportamento del tastierino numerico. Vi è chiaro anche come emularlo, suppongo, con i portatili, per no? Vederlo, cioè, facciale, scusa, per vederlo facciale proprio, qual è il tasto? Ma sarebbe 1, che è il front, però dipende da come è messo l'oggetto, quindi se l'oggetto è storto, perché tu vedi il facciale rispetto al piano degli assi degli assi ortogonali normali, no? Però se l'oggetto è storto tu lo vedi come lo vedresti, no? Cioè un po' come un cubo storto lo vedresti storto in Second Life, per vederlo dritto devi allinearti con quello. Ok? Allora Carmen, ci sei allora sulla possibilità di vederlo davanti e dietro eccetera. Adesso andiamo un po' avanti su questi tastini, li studiamo un pochino. Quindi abbiamo visto 1, 3 e 7, ma cosa servirà mai ad esempio il 2? Il 2 serve per andare gradatamente verso la posizione 3, quindi se voi premete 2, vedete che sto andando verso il basso, no? Quindi il 2 praticamente lo ruota nella direzione corrispondente, come se voi trascinaste l'oggetto e lo giraste nella direzione che state vedendo, quindi sto premendo rispettivamente 2 e 8, che è il tasto dell'altra parte. Quindi 2 e 8 fanno delle piccole rotazioni dell'oggetto lungo la verticale. Più lo premete, più lui continua a farlo ruotare. Scusa Salazar, non fa niente che sono un poco... è sempre un'occasione buona per imprimere bene le cose. Per metterlo frontale, tu prima hai spiegato... Io lo vorrei mettere frontale come ce l'hai tu adesso. Non riesco a metterlo più, come devo fare? Ma tu adesso come ce l'hai, Carmen? Ce l'ho sotto sopra. Cioè, io sto... No, ho capito, ma se tu premi 1, che è la vista frontale, cosa vedi? Io, se premo 1 io lo vedo di testa sopra, insomma. C'è scritto front... vuol dire che tu devi ruotare questo oggetto, quindi dovevi fare... prendere il manipolatore... La rotellina. Sì, oppure mi sta dicendo Rumego, però non so se ti confondo ulteriormente. Perché come dice Rubegus funziona sicuramente, ma magari torniamo con i manipolatori per il momento, che magari clicca sul manipolatore. Allora, no? Faremo un manipolatore. E quella freccia tricolore, no? Quel triangolo tricolore, lo clicchi, ti vengono fuori delle righe rosse e blu. Oh. Sei d'accordo? Sì, 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 adesso... Ti cerchi.
Adesso tu praticamente clicchi su una di queste righe rosse, sulla riga rossa, e trascendi il mouse e vedi che lui si muove proprio l'oggetto. Sì. Gira, ruota, cioè praticamente stai facendo la rotazione dell'oggetto. E tu lo muovi finché non lo vedi dritto, secondo quella cosa lì. Sì, ho capito. Praticamente, ecco, poi diceva Rummikuch, in realtà ci sono delle abbreviazioni che si fanno con la tastiera, si può dire R, ruota, attorno alla X, perché in realtà l'asse su cui vuoi ruotare è la X, però adesso qui forse per invece, diventa invece difficile spiegare. Secondo me quando uno inizia forse conviene usare il manipolatore perché è visuale, quando uno poi sa usarlo bene dopo qualche mese, il manipolatore dà solo fastidio, ma ci sono dei trucchi. Ah, vabbè, comunque l'ho messo frontale. Qui. È messo dritto, quindi col fronte orto lo vedi orto. Ah, però io sopra c'ho scritto user. Allora, nel momento in cui c'è user, vuol dire che non è proprio il dritto, devi premere 1 per vedere la direzione frontale vera e propria. Se premi 1 ti dice front. Pronto, infatti hai ragione. Allora adesso faccio di nuovo la situazione. Ok, allora adesso se volete provare, provate a provare ad attivare o disattivare il 5. Il tasto 5 permette di vederlo in prospettiva oppure no. In prospettiva vuol dire che lo vedete come lo vedrebbe una telecamera, quindi lo deforma leggermente, ma è molto più realistico. Quindi se premo 5, vedete che si gonfia un po', no? Lo vedi? Se io ripremo 5 invece torna piatto. Allora la differenza fra il fatto di essere piatto, orto, normale, oppure perspective, cioè prospettiva, è che si vede un pochino diverso. E in realtà la visione prospettica sarebbe la più naturale. Cioè se voi vedeste una piazza, se voi aveste progettato una piazza, dicevo prima, e lo vedete in prospettiva, diventa naturale, no? La visione naturale come lo vedreste in un quadro, no? Invece la visione ortogonale, la piazza la vedreste tutta dritta, cosa che non è naturale, ma che viene comodo quando per i progettisti a volte per farvi vedere bene cosa stanno facendo. Comunque il 5-5, secondo me, per la maggior parte delle volte il 5 viene disattivato e si lavora sempre in orto. Quindi noi lavoriamo in modalità orto e in modalità frontale. Poi vi stavo dicendo che se voi premete al tastino numerico il 2, vedi che ruota, ruoticchia, no? Cosa dobbiamo premere? Carmen? Perché si sentiva il tastino 2. Oh, il tastino 2 del tastino numerico ti fa la rotazione lungo l'asse rosso, no? E ruota proprio l'oggetto. Lungo e l'8 ruota nella direzione opposta. Analogamente 4 e 6, no? Che fanno la rotazione lungo l'altro asse. Ah, 4 e 6 sono laterali, forse. Sì, laterali. Okay. Quindi 2, 8, 4, 6, 1, 3. Abbiamo visto quasi tutti i tasti, adesso non stiamo poi a dettagliarli tutti, ma comunque hai capito quello che sto intendendo. Sì. Ora, andiamo un po' più dettaglio, quindi allora questo che abbiamo visto è, diciamo, la manipolazione dell'oggetto come un tutt'uno, ma in realtà noi quello che vogliamo manipolare, ed è quello che serve Blender, è la manipolazione della mesh. Allora, per manipolare la mesh è l'insieme dei punti, tradotto in tre parole povere, quindi per manipolare i punti occorre andare in edit mode. Per andare in edit mode posso andare qua, vedi dove c'è scritto object mode sotto? Sì. Se io clicco c'è edit mode dove vedi che sono tutti i punti, mentre invece in object mode vedi il cubo tutto pieno, no? In edit mode vedi i punti, quindi vuol dire che voglio andare a manipolare i punti. Allora, sei d'accordo? Sì, clicchiamo. Cliccalo, davanti quello clicchi, vedi che lui, magari togliamo il manipolatore così lo vediamo un attimino meglio, vedi che ti fa vedere tutti i puntini, le linee che compongono Susanna. No? Questa Susanna in realtà
Susanna è composta da tutte queste linee, no? Ora, supponi che tu sia particolarmente portata a scolpire, no? E tu dici, no, però io voglio, per dire, modificare alcuni di questi punti, no? Quindi cosa vuol dire? La testa, questi due punti qua in cima, sono troppo bassi, li voglio fare un po' più alti, no? Allora cosa faccio? Col tasto destro vado sul punto, questo, e seleziono quel punto lì. Segui? Col tasto destro vado su questo. E com'è che si seleziona, a me? Col tasto destro. Devi andare sul punto e cliccare il tasto destro. Fatto. Allora, l'ho appena detto. Allora, nel momento in cui hai selezionato il tasto destro, è selezionato solo un punto. Ah. A quel punto lo puoi muovere col manipolatore. Quindi clicca sul manipolatore, clicca sulla freccia. No, clicca sul manipolatore e poi sulla freccina per avere le frecce. No? Per la rotellina per girarsi attorno se vuoi. E vedi che quel punto lo puoi alzare. Non so se lo vedi che puoi alzare il punto. Aspetta. E cambi la mesh. Non riesco a far venire le frecce. Allora, per far venire le frecce devi cliccare sul manipolatore. Il manipolatore e poi clicchi sarebbe quella parte centrale. Quel pulsante parte. Dove ci sono. No, il manipolatore, quel bottone che vedi da me, dove ci sono tre cosi colorati. Allora, questi tre cosi. Lo clicchi. Colorati. Se tu lo clicchi una volta, ti vedi che ti compaiono delle robe verdi, rosse e blu sullo schermo. Se lo clicchi un'altra volta scompaiono. Quindi cliccando lo fai apparire quello che il manipolatore si chiama. Poi se vuoi avere le frecce, devi cliccare la freccia che sta proprio a fianco di quel manipolatore sotto, no? Vedi che c'è una freccia. Io clicco sulle frecce, ma questa freccia qua. Se tu cliccassi sull'arco verrebbero delle curve, no? Sopra. Se tu clicchi sul dove c'è i quadratini, questo qua vengono un altro tipo di manipolazione. I tre manipolatori che abbiamo visto prima, Carmen. Finalmente. Se tu clicchi dove c'è la freccina. Mi scomparivano i, come si chiamano, i tasti, e non li vedevo più. Finalmente sono usciti. No, i tasti scompaiono se tu cliccando sul manipolatore lo disabiliti. Cioè quel tasto lì può essere abilitato o disabilitato. Se è disabilitato non ci sono le frecce, eccetera. Quando lo clicchi invece compaiono nelle parti corrispondenti. Ok, vabbè, io ci arrivo in ritardo, però poi ci arrivo. Sono sempre un po' come vecchierello, non ci fare case, capito? No, no, no. Comunque. Le celluline si sono arrugginite. No. Vabbè. Allora, senti, allora hai capito come far venire praticamente le freccine? Quindi così vedi che io poi posso andare sulla freccina blu e alzare quel vertice, si chiama, no? Ah, e vedi che posso manipolare la testa di Susanna. Ho capito. Ok? Poi, adesso qui ovviamente è una cretinata, se io vado sull'altro punto, quindi col tasto destro vado sull'altro punto e alzo sempre col tasto verde, vedi che posso cambiare radicalmente la forma di Susanna. Sì. Ok? La stessa cosa la posso fare per qualunque punto di Susanna, quindi posso alzare e abbassare, in questo caso sto solo alzando e abbassando, sì. E ho cambiato praticamente la forma di Susanna, quindi questo cambiamento di Susanna si chiama cambiare la mesh di Susanna. La mesh. La mesh è l'insieme dei punti da cui è composta Susanna. Ah, questa è la mesh. La mesh. È l'insieme dei punti. Punti, linee e facce, in realtà. Cioè, tutti i punti, le linee e le facce di cui è composta Susanna sono la sua mesh. Sarebbe la sua intelaiatura, cioè il modo in cui è composta dal computer. Ho capito. Ma sì, ma io non sono bravo, cioè aspetto che siate voi poi a farci delle cose migliori, no? Allora, se poi qua tu vai in tab, cioè qui no, allora per cambiare dalla modalità mesh alla modalità tab, cioè la modalità object, scusate, devi premere il tastino tab, oppure vai dove c'è qua, dove c'è l'edit, e gli metti di nuovo in object mode e vedi che si vede praticamente la nuova Susanna.
hanno la Susanna? Sì, diciamo che è più particolare adesso. Sì, ma almeno l'hai fatta tu, non è più quella di base, no? Certo. Ok, allora adesso lasciamo magari perdere un attimino Susanna e proviamo a vedere di costruire noi una cosa brutta, quello che vuoi, ma che sia nostra, no? Quindi cancelliamo tutto e facciamo Ctrl N. Ctrl N. Ctrl N vuol dire un po' come su Word, no? Facciamo, ripartiamo da zero. Ripartendo da zero, sì, e riparte dalla situazione originale, che può essere una qualunque, no? Dove tipicamente c'è un cubo. Ora, visto che vogliamo cambiare, allora quello che vogliamo cambiare, adesso vi spiegherò una cosa sofisticatina, ma comunque vale la pena, è quello che si chiama in termine tecnico estrusione. Estrusione è uno dei modi più importanti per produrre delle forme in Blender, no? Vuol dire prendere una faccia dell'oggetto e da lì farle figliare praticamente tutta una porzione di struttura 3D, no? Quindi per farla dobbiamo andare in modalità edit, quindi o andiamo di qua e diciamo edit, oppure stando qua andiamo col tab e vedete che compare la modalità con cui tutti i punti sono visualizzati quando sono in edit mode. Aspetta, vai piano piano. Allora, in object mode hai detto oppure andiamo, dove sei andato? Col tab, il tab. No, clicco il tab. Che il tab tabulazione, il tab è quello che sta a sinistra della Q, non so, è quello che usi sul Word, cioè tu sì. Scrivi, no? Cioè, allora, la tabulazione, come la chiamate, scusate? L'ho trovato, sì, hai ragione. E non la uso mai questo tab, capito? Poi non c'è scritto tab, ci sono solo due frecce, una che va a destra e un'altra a sinistra, vabbè. Perché quelle, le frecce che vanno a sinistra e a destra, vuol dire che sono la tabulazione, perché la tabulazione sono i rientri e si chiama tab, in termine tecnico è la tabulazione, okay. Quindi il tab. Ok, allora, stiamo, insomma, piano piano sto arrivando dove va, insomma, c'ho la stessa schermata del... Ok, allora quando sei andata in edit mode, quindi sulla mesh, è tutto, vedi che è tutto giallo, no? Tutto giallo vuol dire che è tutto selezionato, ma se noi vogliamo selezionare solo una parte, dobbiamo togliere la selezione. Allora, per togliere la selezione si preme il tasto A, A di proprio di all sarebbe, no? All, che in inglese vuol dire tutto, quindi premendo A vedi che torna tutto grigio. Allora, dove si trova? La lettera A della tastiera. Sì. Okay. Premi A e vedi che se la premi una volta diventa tutto giallo. Arancione in realtà. Se la premi una volta diventa tutto grigio. Sì, sì. Allora, quando è tutto arancione vuol dire che è selezionato. Quando è tutto grigio vuol dire che non è selezionato. Ho capito. Ok? Allora, adesso andiamo sotto. Vedi che sotto, dove ci sono i manipolatori... Sulla destra c'è un globo che probabilmente ignoriamo e poi ci sono altri tre simboli. Questi tre simboli sono uno dove vedi che ti fa vedere il puntino, no? Un cubo col puntino. Poi c'è un tasto dove ti fa vedere il cubo con uno spigolo, no? E poi c'è un cubo con una faccia. Allora, cosa vuol dire? Che se sei nella modalità cubo puntino potrai selezionare i punti. Se sei nella modalità cubo più linea selezionerai le linee e se sei nella modalità cubo più faccia selezionerai le facce. Ecco. Allora vediamo la modalità cubo puntino, quindi che è quella di default. Quando è così, allora tu puoi andare sul tuo cubo e col tasto destro puoi cliccare e vedi che ti seleziona un punto. Quello che abbiamo fatto prima, no? Qui funziona come in Second Life, nel senso che se vuoi selezionare un altro punto insieme a quello, basta che vai sull'altro punto e lo selezioni col tasto destro, ma clicchi anche lo shift, il maiuscolo, e vedi che lui ha selezionato uno e due, infatti il manipolatore di queste cose compare al centro dei due, come in Second Life quando aggreghi i due oggetti, no? Selezioni i due oggetti che cambia la posizione del cursore, lì delle frecce che fa vedere. Ho capito. Quindi facendo così ho selezionato.
puoi prolungare Tu, sì, un posso angolo. alzare e vedi che posso alzare l'insieme di quei due punti. Ma tu non lo fai, come mai non lo stai facendo? Io non lo vedo nello schermo. Si vede che c'è TeamViewer che non lo sta facendo vedere, perché c'è problemi Ah. suoi come al solito. Comunque tu prova a farlo tu, vedrai che puoi alzare e Sì, lo sto abbassare e facendo, se infatti. alzi e bassi queste cose vedrai. Aspetta, prova a fare una specie di reset, vediamo un po'. Se voglio disattivare, devo andare sullo stesso tasto. No, se vuoi non più selezionare quei punti, basta che clicchi A. Se clicchi A, vedi che toglie la selezione. Ah, sempre con la... Però mi è rimasto la Allora, A pallina. sarebbe selezionare tutto. Sì, ma per tornare allo E il stato TeamViewer precedente. stasera non funziona. Allora, il TeamViewer vedo che stasera non sta collaborando e quindi basatevi un po' su quello che dico. Allora, io adesso ho selezionato due punti del cubo laterali sul lato di sopra e poi deselezionando con lo Shift. Ho cliccato prima col primo punto, poi con lo shift sul secondo punto dell'altra parte della linea, no? E ha selezionato i due punti, no? E poi ho alzato con la freccia blu, col manipolatore blu, e mi è venuta una specie di console, no? Cioè come potreste fare in Second Life. Anzi, se posso dirvi francamente, mi sembra persino più semplice di Second Life, perché in Second Life fare questo tipo di manipolazione non è così facile. Prendere un cubo e fargli questo genere di operazioni. Okay. Allora, dunque, una volta che abbiamo imparato a selezionare per un vertice singolo, ad esempio, un'altra cosa che potete fare è esempio, andare dall'altra parte del vertice, cioè dall'altra parte della faccia, e selezionare magari uno e due vertici, sempre con lo shift, dopo aver deselezionato tutto, ovviamente. Potete muovere se volete anche questi due punti, quindi per ottenere sempre delle strutture che si muovono. Però un'altra cosa che si può fare è anche qua prendere il manipolatore rotazionale e ruotare con sul verde, quindi per ottenere degli effetti abbastanza strambi, cioè si possono ruotare praticamente in maniera tale da torturare questo povero cubo. Non so se provate a vedere. A manipolare una sequenza di due punti facendoli ruotare attorno. Io devo essere Riesci a. sincera, Salazar, da quando non funziona più lo schermo non riesco più a Ma. seguire. Carmen, prova a uscire e rientrare dallo schermo. Dal web, prova a rientrare con le coordinate di prima. Va bene, adesso provo. Non ti funziona? No, non vedo. Se volete, posso provare a spegnere TeamViewer e rifarlo. Forse non sarebbe male. Allora, scusate, provo a uscire da TeamViewer e rientrare. Dunque, ok, spengo. E riprova a riavviare la presentazione. Ok, dovete ricollegarvi. Adesso io selezionerò soltanto il Blender. Qui dovreste vedere soltanto la parte di Blender. E vedi che c'è sto cubo che ormai è manipolato, ma magari faccio CTRL Z e torno al cubo. Ecco, vedi che sono tornato al cubo. Lo vedi adesso? No, Salazar, sai che cosa c'è che ancora devo mettere? Devi tornare e rieseguire questa istruzione, quindi devi andare su gotinviewer.com. E Ci puoi sono specificare. andato .com eccetera eccetera, però mi dà. Devi mettere di nuovo l'ID 644489576 e poi la password 3988, quella che sto mettendo in chat. Devi fare copia e incolla.
La stessa cosa che hai fatto prima. Ah, ecco, allora, Devi vedere finalmente da. mi è arrivato questo qua. Allora, adesso devo mettere i numeri del coso qua. I numeri, se qualcuno me li dà subito, subito. Allora, 3988 è la password. Quell'altro numero, eh? Qual era l'altro numero? È quello che ti ho scritto in chat su Second Life, Ah, eccolo qua. Lo te lo so, però. sto continuando a riscrivere. Aspetta. Sei riuscita? Collegati al partner, vediamo. Si sta collegando. Ma è la Sì. stessa cosa che hai fatto prima. Sì, la stessa cosa, solo che vai a trovare il sito di nuovo, trovi le Sì, ma il lettere. sito te l'avevo. Sì, ma il sito e tutto te l'avevo rimesso in chat su Second Life, è da 10 minuti che lo sto dicendo. Ah, no, io stavo. Non ce la faccio a seguire troppe cose, allora subito vado nel pallone, capito? Vabbè, allora io adesso mi Sì, ma tu trovo. basta che segui quello. Vedi che tu dovresti vedere il mio cubo famoso. Sì. Allora, tra l'altro qui vedi che è in prospettico, che a me mi dà anche fastidio vederlo prospettico, quindi scrivo 5, quindi si vede un bel cubo normale, no? Quindi user orto, cioè quindi con la cosa. A questo punto stavo dicendo, avendo selezionato il cubetto qua, no? La modalità di selezione a vertici, mode, select mode a vertex, posso cliccare col tasto destro e selezionare un vertice. Con Shift, tenendo premuto Shift e cliccando col tasto destro su un altro vertice, li seleziono entrambi. Nel momento in cui sono selezionati entrambi, se io clicco sulla freccia blu, posso alzarli tutti e due insieme. E ottengo la specie di console. La vedi? Sì, va bene. Poi avevo fatto prima la selezione di quest'altro qua, più quest'altro qua, quindi ho selezionato due punti, sempre col tasto destro. Eventualmente premo A per deselezionare tutto se non sono sicuro, cosa che è abbastanza tipica. E poi riprovo, tocco il punto questo, cioè, in modo tale da essere sicuro di aver selezionato esattamente i punti che mi interessano, no? Perché se seleziono dei punti che non c'entrano, può succedere un bordello, no? E poi qua posso farmi aiutare dai manipolatori di rotazione, vedi che io clicco sotto e clicco sulla curva e vedi che compaiono le curve verdi, rosse e blu. E se io adesso trascino sulla curva verde, vedi che faccio un storto tutto il cubo, perché lo faccio ruotare attorno all'asse Y. Lo vedi che ruota? Sì, lo vedo. Quindi ottengo una roba tutta sbercia. Ok? Allora, la stessa cosa la puoi ottenere cliccando qualunque altra cosa. Quindi se io clicco anche, allora, togliamo, mettiamo sempre il manipolatore freccia che è uno dei più comodi, seleziono questo vertice in basso, seleziono quest'altro vertice in basso e posso usare, oltre che il manipolatore di spostamento e il manipolatore di rotazione, posso usare il manipolatore di dimensioni, il terzo, questo. Quando faccio così posso cliccare sul verde, ad esempio, per allargare la base, vedi che si allarga o si restringe. Giusto? E quindi posso in questo modo allargare, accorciare, cambiare, stortare questa cosa per fargli assumere varie forme. Praticamente lavoro sui singoli pezzi della mesh, e la mesh abbiamo visto che è composta. Adesso vi ho lavorato quei punti, ma se tu qui vai sulle linee, vedi la linea, quando clicchi sul nostro cubo, invece di selezionare un punto, selezioni tutta la linea. Vedi che è diventata bianca la linea. Quindi seleziona tutto questo spigolo del cubo bianco. Poi se io clicco col Shift e seleziono un'altra linea, vedi che si è selezionata la linea precedente più questa nuova, no? E se io
questo punto seleziono altre linee con lo shift e poi qua, vedi che a questo punto è selezionata tutta la faccia, questa qua che vedi sopra, che è diventata tutta arancionina. Mi segui? Sì, però scusa Salazar, non mi dire niente, siccome si era tolto la facciata del programmino e l'ho dovuto riaprire da capo, io adesso per esempio a fianco a Global tu c'hai questi tre pulsanti dei tre oggetti, no? Dei tre cubi, e a me non mi esce qua. Allora io per esempio adesso, no? È come se stessi iniziando tutto da capo. Allora, quindi Allora, deve... se inizi da capo, te lo rifaccio. Allora, tu praticamente sei come fossimo qua, no? In Shift N, no, Ctrl N. Dov'è? Aspetta, Ctrl N. No, devi andare. Aspetta. È come se tu fossi una cosa di questo tipo, giusto? Sì, solo io ce la Ok. mente adesso. Vai in Edit, quindi col Tab vai in Edit Mode. Perché devi modificarlo e sei di nuovo nella situazione in cui eravamo prima, perché sei, essendo in edit mode, stai selezionando i punti. Edit mode, ok. Sì. Col tab. Ah, Poi eccoli, fai A per mi deselezionare sono tutto e comparsi, vedi sì, che compaiono. sì, mi sono Non comparsi. possono comparire quando non sei in modalità mesh, perché quella è una modalità tipica del mesh. Del mesh. Ma io Ok, subito però mi quando tu rendo sei in. delle cose. Forse questo sia, Ma devi. ci vuole la manualità, ci vuole che uno lo fa sempre, così subito, Ma devi capito? farlo un po' di volta. Chiedi a Rumegush, che è qua presente, se non è già scappata, che anche noi all'inizio abbiamo avuto dei problemi. Però se poi quando cominci a farlo un po' di volte, poi ti viene spontaneo. Ecco, infatti. Ma anche se con Life è la stessa roba. Se una, la prima volta che mi hanno insegnato come si fa a fare un tavolo in Second Life, a un momento mi suicidavo. Giusto, non so se anche voi avete avuto la stessa cosa, Riesco a perché mi sembrava immaginarti. idiota. Guarda, Salazar, sinceramente, non riesco a immaginarti a te in difficoltà vicino a un tavolo. È incredibile, no, la mia mente non l'accetta proprio. Vabbè, c'è anche quello. Allora, sentite, abbiamo visto prima, prova a farlo anche tu, di cliccare sulla linea, cubo con linea, e provare a selezionarti col tasto destro. Vedi che puoi selezionare, poi ti muovi con il tasto centrale del mouse, con la rotellina, ti muovi fino a selezionare le linee, le frecce che vuoi selezionare. Senti, aspetta, piano piano, io ho cliccato su quel tasto dello spigolo, no? Ma devi cliccare col tasto destro per selezionare. Col tasto destro, io ho cliccato. Adesso devo Però devi andare aver dove? cliccato. Sì, è cliccato dove c'è. No, aspetta, devi cliccare col tasto sinistro dove c'è il cubo con la spigola, quello in Con il basso, no? tasto sinistro, esatto. Sì. Con il tasto Poi sinistro. muovi il mouse e ti muovi sul cubo, te lo sposti in modo tale da vedere lo spigolo che ti interessa. E poi ci clicchi col tasto destro sullo spigolo. Perché non mi riesce? Tasto destro sullo spigolo, no? Poi vado col E ti mouse compare in bianco lo spigolo. e non mi compare, perché? Ma sotto hai cliccato sul tasto dove c'è scritto quello in centro, è scritto in grigio scuro invece di essere in grigio chiaro? Sì, è grigio scuro, mi esce pure la scritta Edge Select Mode. Perfetto, allora vuol dire che sei giusta, quindi devi Ma andare sul allora perché cubo. quando vado sul cubo e io clicco non succede, mi escono Sì, tre ma devi frecce? cliccare sullo spigolo, devi avere esattamente il mouse su uno spigolo esatto. Se tu clicchi dove non c'è uno spigolo, non succede Ecco, niente. sì, sono riuscita adesso, sono riuscita Cioè, adesso. tu devi essere proprio su uno spigolo, non è che tu clicchi magari sulla Luna e ti aspetti che lui Ecco, ti perché io seleziona non Marte, cliccavo sullo capisci? Cioè, spigolo per questo. lui non può, non è mica un indovino, come fa a sapere che tu hai cliccato di là invece intendevi di qua? Hai ragione. Quindi tu devi, lui ti obbedisce a quello che dice lui, a condizione che quello che tu gli stai dicendo abbia senso. Quindi se tu sei uno spigolo, hai detto di selezionare uno spigolo, seleziona lo spigolo. Giusto, sì. E poi avendo lo spigolo selezionato lo puoi spostare, lo spostando così vedi che ottengo un effetto.
particolare? Adesso facciamo un lavoro un pochino maggiore, che era quello di selezionare le facce, quindi vai sotto dove c'è il simbolo della faccia, clicco il con terzo, sinistra e poi con il poi destro torni su vado sulla faccia. una faccia col tasto destro e Ah, vedi che c'è la faccia brava, si esce selezionata. tutta grigliata, sì. Perfetto, a questo punto tu puoi alzarla, abbassarla, puoi selezionare la curva per girarla, insomma, tutti questi giri qua che abbiamo visto, puoi mettere la dimensione per allargare questa cosa, insomma, puoi tenere un po' di difetti stupidi, no? Che adesso sono stupidi. Ecco, ma magari torniamo, faccio Ctrl Z per tornare a un cubo un pochino più classico, no? Ctrl Z che fa? Può arrivare. Fa sempre quello che fa il Ctrl Z dappertutto, fa l'undo, torna indietro. Se hai Ah, fatto degli errori, bello Ctrl Z. Simpatico. parzialmente funziona anche su Second Life il Ctrl Z, Non l'ho mai anche usato, credimi, non l'ho mai usato, è la prima volta che lo scopro. se non completamente. Ma perché non funziona perfettamente? No, perché io non ci ho mai provato. Perfetto. Allora, senti, adesso prima di finire, perché c'è ancora poi solo 5 minuti, allora fammi fare una domanda sana. Vabbè, allora sentiamo la domanda di Lumegush, prima di andare sulle strude. Ma l'estrusione non l'ho ancora fatta vedere. Allora aspetta che faccia l'estrusione. Sentite, allora facciamo la famosa estrusione. L'estrusione Rubenus è quella che permette di prendere una faccia e di spostarla in maniera tale da creare dal nulla un nuovo cubo. Non so se riesci a immaginarlo. Noi seleziona le facce, no? Poi seleziona la faccia di destra, questa qua. Magari mettiamo il selezionatore di freccia e poi clicchi E sta per estrudi, no? Se premi E e poi sposti il mouse, vedi che si crea dal nulla un nuovo cubo. E spostando il mouse si crea un nuovo cubo e poi premendo il tasto sinistro del mouse confermi No, e il troppo di cubo. fretta. Allora, io sono, ho già Torniamo fuori. selezionato la Tu faccia. sei selezionato la faccia. Premi E, che vuol dire estrudi, no? Ah, Tastino E. sì. A questo punto muovi il mouse, devi solo muovere il mouse e vedrai che si Come nasce da faccio? sola. Poi Sì, infatti. Ma si clicchi allunga? tasto sinistro, si allunga lungo la direzione perpendicolare. Questa è una cosa un'utilità che fa lui di farla perpendicolare dov'è. Vabbè. Ok? Quando è finito, premi tasto sinistro e lui conferma. Poi facciamo un'altra cosa, prendiamo un'altra faccia qua sopra. Vedi, del nuovo cubo generato, premiamo il nuovo E e vedi che possiamo estruderlo verso l'alto, Sì, sempre con lo stesso l'ho sistema. fatto, l'ho fatto. Poi prendiamo questa faccia qua, la estrudiamo in lato, poi prendiamo la faccia di sotto, adesso sto andando leggermente in fretta, ma comunque in realtà è abbastanza banale, e vedi che in poco, con Hai poco sforzo, ragione. riesco già a produrre, attraverso l'estrusione, una figura neanche tanto orribile. Sì, ho visto, ho Specie visto. di oggettone, potete farlo anche voi, no? Sì. E così abbiamo un oggetto prodotto con estrude. Poi adesso questo qui, magari se volete che sia, posso selezionare questa faccia che è troppo lunga e la avvicino per rendere un pochino più omogenea, no? Poi magari me la guardo di fronte, di lato per vedere se magari le mettiamo in prospettiva. Vedete, adesso qua non è proprio regolare, quindi potrei volendo aggiustare le dimensioni in modo tale che siano tutte regolari, no? Però adesso, giusto, il concetto è che per i fini di quello che volevo farvi vedere adesso, da un cubo solo siamo già riusciti a ottenere un robo che in Second Life dovresti mettere tanti cubi assieme, insomma, allinearli, avvicinarli, eccetera. Nulla di complicato, però comunque già un piccolo elemento, no? Ora, vabbè, prima lo vediamo poi meglio l'altra volta, però, la prossima volta, però una cosa che a me piace molto è quella di fare un surf di questa figura qua. Te la faccio solo vedere senza spiegarla, perché per farti vedere che una figura di questo tipo
Anche se sembra una cretinata, perché vedi che è bruttina, no? Questa cosa qua, però con il subsurf è una modalità che ha Blender di arrotondare tutte le cose automaticamente per te. Vedi? Cioè, questa roba qua è una roba tutta cubica, però se vuoi fare una roba tutta bella organica, insomma, cioè non plasticosa, nel senso con le curve tutte belle, allora lui ti offre questa possibilità di aggiungere un modificatore che adesso vediamo. Lo vedremo meglio la prossima volta, quindi adesso ignora. Però com'è che si chiama subsurf? Quando tu aggiungi subsurf, riesce a modellarti la tua figura in modo tale, guarda che bella che sta roba, cioè bella, poi magari dipende dal punto di vista, però hai visto come te la arrotonda in maniera Infatti sembra interessante? un'automobile Sì, però fatta. questo. Però non, adesso non è proprio un'automobile, però è comunque sicuramente interessante, no? Sta roba. Una navicella E lui è già spaziale. riuscito. Sì, potrebbe essere una navicella spaziale. Quindi questo per dirti che praticamente in 4 e 4/8, allora il subsurf è un modificatore, dico per Dark Scusa, ma il Lab, modificatore, come hai fatto a prenderlo? Dove hai cliccato? Allora sono andato dove c'è la chiave inglese, sono andato sulla finestra di destra. La finestra di destra, a un certo punto c'è una chiave inglese sulle tab, avete visto? Cioè, dunque, allora, la parte di destra è strutturata in due finestre, una di sopra e una di sotto. Adesso non so come descriverlo. Comunque, dove c'è scritto in questo momento? Allora, dove c'è all'inizio una macchina fotografica, poi Poi ci sono ci sono dove è dei scritto pallini, poi scene, c'è una i specie. pallini, poi c'è. Sì, vai a destra, vedi che c'è una chiave inglese. Forse perché è No, non so piccolina. se chiama inglese, chiamala una. Com'è che si chiamano quelle cose lì? Quelle che Ecco, servono per avvitare i bulloni. l'ho trovata, è perché avevo la finestra rimpicciolita. Comunque, una volta cliccato su questa chiave inglese, Vedi che c'è scritto modificatori, modifiers. Sì. Allora, ripartiamo da qua. Vedi, non so se vedi il mio schermo, no? Vedi che cliccando chiave inglese sotto c'è scritto modifiers. Modifier. Quindi ho aperto questa E c'è scritto ripicciolina dove c'è array, bevel, add boolean. modifiers. Allora, queste cose qua sono fantastiche. Adesso ognuno di queste richiederebbe due lezioni almeno per essere spiegate, se non di più. Però quello che è più, che le persone che si avvicinano a Blender imparano subito, è l'ultimo in basso, il penultimo in basso a sinistra, dove c'è scritto subdivision surface, che per gli amici si chiama subsurf, A me è venuta una perché si specie di dice. pippa qua, Allora, cliccando quello vedi che ti arriva praticamente una roba che al momento ha fatto un subsurf a livello 1, cioè quindi ha cercato di arrotondare un po' gli spigoli, ma appena appena. Sì, Se volete chiaro. aumentare l'arrotondamento, io devo andare qua dove c'è scritto view, vedete che in fondo. E una volta che avete selezionato, ci sono tutta una serie di opzioni. E c'è il view, dove c'è scritto 1, view 2.1. Lo vedi? Sulla destra. Sulla finestra di destra è comparsa praticamente una finestrella con dove c'è scritto subsurf, l'hai vista? Sì, però siccome si è chiusa, allora, subdivision surface, adesso è uscita questa finestra, dove devo cliccare? Sul fuse? Non ho capito, l'hai chiusa, si è chiusa, cosa è successo? Cioè, cosa stai vedendo in pratica? Ma tu non puoi venire sul live stream, scusa, almeno vedi cosa c'è davanti. Allora, io prima ho cliccato Devo la venire finestra. sul stream, va bene. Vieni un poco, dai. Vedi anche le Dove com'è piramidi. già? Piramidi caffè, vedi? Quella di piramidi caffè. Livestream, cioè Piramide Caffè stai Solo pubblicando. clicca sulla mia telecamera e ci arrivi subito.
Dunque, prendiamo la tua telecamera. Ok, però devi impararti poi la ad aumentare. Chiudi, devi chiudere il voice dello streaming, altrimenti si sente quello e quello. Lo so. Allora, devi poi impararti ad aumentare delle zone dello schermo, perché perché Magic Flute lo fa, cioè lui praticamente riesce ad far vedere soltanto un No, particolare. io adesso, sai perché te ne ho rimpicciolito? Perché io facevo così, vedi? Mettevo la mia finestra piccolina per far vedere la mia e la tua, capisci? Per esempio, però Sì. per vedere questo menu qua a destra, la chiave inglese non si vedeva, ho dovuto riaprire di nuovo tutto e quindi ho dovuto nascondere la parte No, giusta. ma per far vedere la chiave inglese basta che tu ampliavi, se tu vai sul bordo di Sì, quella finestra faccio così. piccola e lo trascini. Sì, ma non mi usciva. Alla Ma non il fine. bordo di destra, il bordo, vedi, a fianco della tua pipa. A fianco alla mia Non pipa. quel bordo lì. Non quel bordo lì, proprio a fianco della tua pipa, vedi che finisce, e se tu ci passi col mouse, non vedo niente adesso. Carmen, se tu passando, no, non lì, non lì, non lì, non lì, non muovere quella cosa lì, clicca il tasto di sinistro del mouse per completare l'azione di spostamento, quindi o il tasto destro per... E poi muoviti col mouse. No, no, Carmen, stai spostando il punto, no? Quindi devi premere o il tasto sinistro o il tasto destro del mouse. Il tasto sinistro serve per completare l'operazione di movimento. Infatti l'ho fatto, adesso non mi muovo più. Però No. ora che cosa vuoi da me? Sì, ma se tu muovi il mouse adesso, muovi il mouse senza cliccare, senza cliccare. Io non sto Devi solo muovere il cliccando, mouse. non sto cliccando Ecco. niente. Però prima si muove la cosa. Allora, se tu ti muovi verso destra, cosa succede? Si muove la pipa o no? No, adesso no, perché tu hai Perfetto. detto che non devo Allora, cliccare. andando lentamente verso destra, a un certo punto vedrai che c'è il mouse che cambia aspetto, perché ti fa vedere che tu stai per arrivare a una frontiera di finestra. Cioè adesso il mouse diventa cursore. No, quando esci proprio fuori sì, ma quando passi dall'area grigia interna all'area dove ci sono tutti i pulsanti, c'è un momento in cui diventa un pulsantino strano. Diventa una freccia doppia, Ma questo mi orizzontale. volevi dire, le frecce doppie sul bordo ti allungano o ti diminuiscono la finestra? Eh sì, perché se tu, quando sai quelle doppie frecce... Sì, e io di questo ti sto parlando. Vedi, io adesso lo faccio, guarda, la sto aumentando un po' alla volta, la finestra con le due frecce. No, ma non quella, non quella. E quale devo allargare? Allora, Carmen, ci sono tante finestre lì. Tu adesso sei andata verso il bordo estremo, ma se tu muovi... sai che c'è quel grigio scuro dentro dove c'è la pipa? E quando tu vai da quel grigio scuro a quel grigio un pochino meno scuro dove c'è la finestra, eccetera, compare anche lì la doppia freccia e ti permette di aprirtela. Ok, vedi che l'ho fatto, vedi? Senza, ho capito. Adesso si sta vedendo. Ho capito, sì. Perché così tu puoi aprire quella finestra, specie in condizioni quando le finestre sono piccole, però anche in altre situazioni tu te le puoi. Ecco, la stessa cosa può funzionare per tutte le finestre, no? Che puoi ampliarle, ridurle, eccetera. A questo punto, ecco, infatti era per quello che ti dicevo che non era il punto giusto. E vedi che lì a un certo punto sotto, vedi che c'è scritto subsurf, lo vedo dalla tua cosa. Sì, Vedi qua, che lì c'è esatto. scritto modifier, c'è scritto subsurf subsurf. E poi sotto vedi che c'è scritto subdivisions view 1.
Ah, sì. Ecco, allora clicca sulla destra dove c'è il del Devio 1 che ti permette di aumentare, c'è proprio tipo come fosse alla destra Devio 1, vedi che c'è una specie di Su divide puntino, UVS. no? No, no. Allora, dove c'è scritto V1? V1, lo vedi? Ma adesso no, aspetta, V1 adesso. Dove c'è scritto VEU1. Sì, via 1, l'ho trovato, Ecco, però. immediatamente a destra di V1, prima di dove c'è scritto Options, vedi che c'è una freccina verso destra. Tu Sì. prova a cliccarla. Esatto, La clicco ma mi esce VEV2. vuol dire che sta aumentando il numero di suddivisioni. Ogni volta che tu la clicchi, aumenta il numero di suddivisioni, aumenta la Sì. levigatezza Infatti dell'oggetto. adesso sembra, la superficie sembra tutta liscia adesso, perché io sono arrivato a 6, VEV 6. Sì, adesso poi non serve arrivare fino a 6 perché più aumenti, più aumentano in realtà la complessità dell'oggetto e poi diventa difficile da gestire, no? Però questo ti fa capire che tu puoi lavorare praticamente aumentando e suddividendo la risoluzione, no? Di questo modificatore che è quello che alliscia fondamentalmente. Ok? Allora, senti, torniamo a noi, quindi stasera adesso un po'. Io ho cercato di fare un po' una lezione che sia molto di base, ma che ti faccia, dia già un po' un'idea, no? Insomma, di quello che Sì, si può fare. come no. Comunque, dovreste aver imparato, soprattutto chi non ha mai visto queste cose qua, a usare il manipolatore, quindi sapete cos'è il manipolatore? Il manipolatore sarebbero quelle quattro frecce. Le frecce piuttosto che i cerchi che permettono di ruotarlo, piuttosto che le maniglie che servono Sì, per ingrandirlo. tutti questi tasti, diciamo, che stanno qua, a fianco a gimbal. Ok, poi vi ho insegnato anche a passare dalla modalità edit, alla modalità, anzi dalla modalità object, che è quella naturale, alla modalità edit, no? E vi ho insegnato come si fa a... Dunque, Hai detto dice, non è così facile. Allora, lavorando come stiamo lavorando adesso, generiamo solo delle mesh, e le mesh finché la linda non si degnerà di gestirle direttamente, non si possono spostare. Però attenzione, si possono però spostare su OpenSim, infatti Valendo la prossima volta... potremmo fare una prova verifica di spostare delle mesh o su OpenSim oppure anche sulla Beta Grid. Sapete tutti cos'è la Beta Grid, spero. La Beta Grid è... Ma che è qualcosa che si mangia la Beta La Beta Grid è una griglia alternativa tipo OpenSim che ha reso disponibile la Linden per provare le mesh. È una specie di mondo, c'è cioè una replica di Second Life con solo mi sembra un 200 sim invece che le 100.000 che ci sono in Second Life, dove tu puoi entrare e fare le tue prove. Oppure le puoi provare su OpenSim, dove con opportuni accorgimenti si possono fare. Invece, se quello che dici che io ho spiegato. Sì. Invece quello che io spiegavo negli ultimi anni era quello di fare gli scripti, però stasera abbiamo fatto soltanto un'introduzione a Blender, quindi questa introduzione a Blender non serve, cioè almeno serve relativamente poco per fare sculpti, perché fondamentalmente quello che stiamo facendo noi in questo momento sono delle mesh. Poi queste mesh dovrebbero, in teoria, se Second Life funzionasse bene, si dovrebbe salvare come DAE, che lui chiama praticamente, dovreste avere l'oggetto, non so se lo vedete anche nel mio monitor, facendo file c'è l'export con l'ADA, export con l'ADA, punto DAE sono file che si chiamano anche con l'ADA, e questi con l'ADA possono essere tirati dentro Second Life nuovo, quello che ci sarà fra 2 mesi. Si spera sempre.
Se invece si vuole usare eSculpt, la tecnica è leggermente più complessa, cioè anzi un pochino più complessa, e necessita di tutto un altro giro, in particolare di un programma leggermente diverso, cioè si usa sempre Blender, però si usa Blender in associazione con un altro prodottino che si chiama Primstar, che è un oggettino che praticamente permette di agganciare Blender a Second Life. Ok? Allora, dunque, siamo già in pratica un mucchio di tempo che stiamo facendo la lezione, quindi io sono stanco personalmente. Io spero che queste tre cose che vi ho detto siano state. Tanto chiedo a Carmen Auletta, dunque, Primstar per la versione 2.49 è gratis e si trova abbastanza facilmente. Adesso magari non so se c'è ancora Rume, magari mi danno una mano a darvi riferimenti. Se hai voglia, Rume, riesci a dargli, poi tu, che adesso mi sconnetto perché non ce la faccio più, a dare riferimenti per prendere il JAWS 2, però per la versione di Blender 2.49. Invece per la versione 2.5, che è quella che stiamo vedendo, in realtà il Primstar che c'è è un po' a pagamento. E quindi, almeno al momento è a pagamento perché cioè la comunità sta finanziando proprio un programmatore per fare questi programmi. Costa 6.000 linden dollari. Insomma, cioè, se uno è serio nel tentativo di fare queste cose qua, probabilmente cioè, gli serve o per scopi proprio di chi vuole imparare a fare queste cose qua, o addirittura perché vuole fare qualcosa di un pochino. Sì, sono tutti script Python. Che tra l'altro questi script Python, ecco appunto, Rumegush vi manda il link e eventualmente adesso Rumegush, magari in chat se non nel voice, vi spiega un attimino meglio. Oppure in voice se vuole continuare con Carmen a spiegarvi un attimino questa cosa qua. Abbiamo Benissimo, anche dei siti dove si spieghiamo anche un io pochino come queste sto cose, adesso ma non capisco più niente. non Vabbè, preoccuparti, sono poi. cose che esulano. Sto rispondendo solo a domanda tecnica al momento. Lo vediamo poi con calma le prossime volte. Ok, diciamo che per te è finita la lezione stasera. Meno male, perché la mia giallonia è grigia, sono proprio finita. Me ne sono Vabbè, ma devoluta, tieni vedi. conto che. Ah, tieni conto, che Blender è considerata una delle cose più difficili, quindi se voi siete, anche seppure con difficoltà, riuscite a seguire un pochino quello che ho detto, siete già. Benedict Salazar, sai qual è il mio problema? Che per me tu vai un po' di fretta, però per altri magari tu vai normale, però perché io, sai, io non ho proprio dimestichezza con queste cose, eh. Allora quando ti sento parlare che subito da un tasto vai a un altro, io vado nel pallone perché non, capito? Bisogna che tu parli un po' più lentamente, ti prendi un po' più le pause, io sono fatta così, che devo fare? Se Sì, ma intralcio la Carmen, come lezione. se noti comunque io mi fermo, ripeto quante volte è necessario perché Ah, tu ecco, riesca a questo capire. volevo sapere, no? Anche perché Carmen, francamente, cioè io posso essere lento a quello che vuoi o veloce a quello che vuoi, ma se tu stai imparando una cosa e non sai questa cosa, inevitabilmente ti perdi dei passaggi. Soprattutto Esatto. nelle condizioni in cui siamo noi, in cui non riesci a vedere con esattezza assoluta cosa sto facendo. Allora, vedi, Salo, già faccio bene a dire aspetta, aspetta, fammi capire bene qua, perché a volte ho paura di intralciare la lezione, capito? No, fai benissimo, però l'unica cosa che appunto poi ti chiedo sono certe cose che sono, cioè io spiego volentieri tutto, quindi anche la storia che quando passi sulla finestra per allargarla, no? Però quelle cose lì ad esempio non sono parte integrante di Blender, il Lo fatto che tu so, dovrei già muovendoti. saperle. No, io confesso la mia ignoranza riguardo al computer, dico la verità, perché mi sono interessato sempre solo delle cose che mi interessano e allora molte cose elementari del computer non le conosco. Infatti sto cercando di fare un corso su PC da zero per cercare di vedere tutte queste piccole cose che io non so. Capito? Va bene, dai. Allora, io comunque nel frattempo vi ringrazio e chiedo scusa se
Per alcuni di voi sono stato troppo veloce o se sono stato troppo No, lento, io non lo penso so, che per gli altri dipende. sia andato fin troppo bene. Sono io quella che è un po', sono, che è un po' che tardiva. E quindi niente, ci si sente, magari se riusciamo a mantenere la cadenza di settimanale ogni venerdì. Io negli ultimi venerdì ho avuto forti problemi, parte del lavoro, ma ho avuto il computer rotto e quindi non sono riuscito a fare gli incontri, le lezioni. Comunque tenete conto che Rumegush fa comunque delle lezioni, anche lei ogni settimana, e credo che possa. Sì, Salazar, devo dirti la verità, io non mi volevo proprio avvicinare a Blender, perché ho detto sì, con la testa che ho adesso ci mancherebbe solo Blender. Poi quando tu hai detto vieni a fare lo streaming, allora io ho detto ma io se devo andare là e riscaldare la sedia e fare solo lo streaming, io non ci riesco, perché poi se sento io voglio sapere, capito? E per questo oggi è la prima volta che ho aperto Blender e mi sono messa questo programma. Comunque, Allora ascoltate, ma sì, io non dimmi. capisco, io vado avanti. Va bene, sono Allora contento. facevo più Allora vi saluto di tutti e ci sentiamo. No, forse è più difficile, ma io ho cercato di renderlo Bravo, facile e bravo. nello stesso tempo magari farvi vedere che si può ottenere qualcosa. Altrimenti io ho visto dei corsi che magari ci impiegano delle ore per farvi spiegare come fare tre cubi in croce, no? Allora, secondo me non dà neanche soddisfazione mettere tre cubi uno presso l'altro. Ok, allora ciao a tutti e di nuovo per Grazie, l'ultima grazie volta. Vai. Salazar, grazie per la pazienza. Vabbè, allora io chiudo. Io saluto pure tutti quanti voi. Ciao Rume, ci sentiamo domani. Va bene? Saluto pure Amandina, Dark Love. E basta, chi ci sta? Dia Zeit. Ti stavo dicendo, Dimmi, Rumi. Amandina, poi sul desktop, come si chiama, il collegamento sul desktop, tu devi mettere una destinazione, devi cambiare la destinazione che adesso ti copio. Ma di cosa si tratta, Rumen? Le mesh, allora vai in proprietà, clicchi col tasto destro sull'iconcina che è sul desktop quando lo scarichi, anche su quello di Second Life, l'hai visto? E nella poi vai in destinazione in alto e ci copi questa stringa che ti ho messo. Se la stringa non è corretta, non entri. Aspetta che chiudo ecco, Vabbè, io vi saluto, va, traduttore. perché tanto non sto capendo niente di Ciao questo. bella, un bacione. Buonanotte a tutti.